Sono usciti i nomi dei 6 sottosegretari del PD, 5 sono donne, un piccolo passo avanti per la rappresentanza femminile all'interno del Partito Democratico. Ma io non ridurrei tutta la questione al numero di sottosegretari, perché non è questo il fulcro del discorso. Il fulcro del discorso sta nella cultura politica, sta in quanto il partito vuole investire nella uguaglianza di genere, nel capitale umano delle donne che ha al suo interno. E questo perché? Perché se le donne sono nei posti nevralgici e riescono a fare provvedimenti importanti per le altre donne, migliorano anche la loro condizione di vita. Quindi quando si hanno le donne in posizioni decisionali, vuol dire che allora magari si decide di investire risorse a vantaggio delle donne italiane. Quindi il discorso va al di là, non è per sé della poltrona, è perché attraverso quella posizione si possa riuscire a dare un segnale alle tante donne italiane la cui vita oggi è un percorso ad ostacoli. Quindi io mi auguro che domani c'è la direzione, ci sia un ragionamento serio su questo, perché c'è bisogno che un partito progressista, come è il Partito Democratico, sia anche convintamente femminista e sia capace di investire nelle donne e in quello che le donne possono fare. Quindi ci deve essere una affermazione di questo e anche una, come voglio dire, una promozione delle donne che ci sono nel partito, che sono donne in gamba, che lavorano sodo, che fanno tutti i gradini, diciamo, quindi cominciano dal basso, si fanno strada, e allora queste donne non possono sempre rimanere indietro.